Dopo la mostra I Love Lego si rinnova la collaborazione tra Artemisia, Generali Valore e Cultura e il Comune di Trieste. Come nasce l'idea di questa mostra? L'esito che ha avuto la mostra di Lego ci ha colpiti, ci ha ovviamente incoraggiati a proseguire sulla strada di una collaborazione continuata con il Comune di Trieste e ovviamente con Generali, che è il nostro da sempre partner per la cultura. E l'idea di portare Escher qua fa parte di una grande scommessa culturale, perché Escher è uno degli artisti in assoluto più amati e più ricercati dal grande pubblico internazionale, e portarlo in una città come Trieste, che non ha una storia importante alle spalle di mostre d'arte, è a tutti gli effetti una scommessa che abbiamo deciso di fare con il Comune e con Generali. Quindi abbiamo portato qua il top delle opere di Escher, tutto quello che lui ha fatto è qui, tutti i suoi capolavori sono qui, e oggi è proprio una grande emozione quella di presentare al pubblico questa mostra. L'impegno di Generali Valore Cultura qui a Trieste comprende altre attività collegate alla mostra, ce le può spiegare nel dettaglio? Sono due iniziative ben specifiche, con l'obiettivo di rendere accessibile a un pubblico sempre più vasto la mostra, e in particolare una giornata il 22 gennaio dedicata alle scuole e agli insegnanti, che potranno quindi accedere alla mostra gratuitamente, e poi anche i racconti dell'arte. Apriremo Palazzo Berlam, che è appena stato ristrutturato, e gli studenti, le famiglie potranno ascoltare i racconto di un curatore, Sergio Gaddi, delle opere e della vita di Escher.